io non so bene cosa dire, credo che sono state usate molte parole, è giusto usarne, ma poi delle parole sentiamo il limite. Mi sembrava avesse senso partire da alcune parole delle vittime, di quello che è successo in questi giorni, perché le vittime sono molte, perché tutti noi siamo un po' vittime, ma alcuni sono stati vittime in senso proprio. E quindi non sappiamo che cosa abbiano pensato, che cosa pensassero i quattro cittadini morti ieri in un supermercato, però sappiamo che cosa pensavano i redattori di Charlie Hebdo. E c'è un testo che aveva scritto il suo direttore Stéphane Charbonnier nel 2012, quando il suo giornale era stato vittima di un attentato, era stato incendiato con delle molotov. E lui allora aveva scritto delle pochissime righe che hanno al centro una cosa che sembra piccola, ma che secondo molti è importante, ed è dire il diritto estremo di ridere di qualsiasi cosa. E quindi io ve lo leggo, è l'editoriale di Stéphane Charbonnier che si chiama, intitolato Ridere bordello di Dio. Dipingi un Maometto glorioso e muori. Disegna un Maometto divertente e muori. Scarabocchia un Maometto ignobile e muori. Gira un film di merda su Maometto e muori. Resisti al terrorismo religioso e muori. Lecca il culo agli integralisti e muori. Prendi un oscurantista per un coglione e muori. Cerca di discutere con un oscurantista e muori. Non c'è niente da negoziare con i fascisti. La libertà di ridere senza alcun ritegno, la legge ce l'ha da già. La violenza sistematica degli estremisti ce la rinnova. Grazie, banda di coglioni.